Concluso il contest ITS Next Generation, gli studenti delle scuole superiori di Roma e del Lazio hanno presentato idee e progetti innovativi sulle 6 macro mission del Recovery Plan Italia. Il progetto è stato finanziato e patrocinato dal Ministero dell'Istruzione per promuovere l'offerta formativa degli ITS del Lazio. Ne è stata capofila la Fondazione ITS Turismo di Roma che, grazie al lavoro di tutti gli ITS del Lazio e la collaborazione di Confao e Ampal, ha coinvolto nel progetto un numero importante di scuole del Lazio. La sfida lanciata a gennaio dagli ITS del Lazio è stata raccolta agli studenti delle classi 4 e 5 degli istituti secondari superiori che, affiancati da docenti e tutor aziendali, hanno elaborato un progetto per migliorare il loro futuro e il futuro dei loro territori. L'evento finale per la premiazione del contest si è tenuto presso la nuova città dell'Altra Economia con la proclamazione degli 8 progetti vincitori. I presidenti delle 8 fondazioni ITS del Lazio si sono alternati sul palco per premiare i vincitori e presentare la loro offerta formativa post-diploma. Dopo la maturità, un'offerta formativa alternativa all'università, un percorso di 2 anni per studiare le nuove professioni del futuro e trovare immediatamente lavoro nei settori di punta del Lazio. Turismo, food and beverage, marketing, agricoltura bio e 4.0, logistica e trasporti nel settore della nautica, cinema e audiovisivi, farmaceutica. Molte le idee progettuali rappresentate dagli stessi studenti che si sono alternati sul palco per la premiazione. Vari e innovativi i temi del Recovery Plan trattati. Rivoluzione verde e transizione ecologica, recupero delle aree urbane, turismo sostenibile e green, meccatronica 4.0, biotecnologie 4.0, assistenza di prossimità e telemedicina. Nell'ambito del contest sono stati consegnati anche i premi Pulitzer per la migliore comunicazione online. Il tema da sviluppare spiega ai tuoi genitori cosa sono gli ITS.